Ed eccoci qua, cari amici, buongiorno e benvenuti a una bellissima puntata del venerdì. Ho voluto iniziare con questa bella puntata, con questa bella canzone, scusate, di Davide Montali, Baciar de Mezzanotte, girata in quei di Parma. Noi eravamo ieri in quei di Fidenza dall'amico Richard Ronchietto, una cosa nostra, perché ho saputo che è di origini francesi, Riccardo, non lo sapevo. Quante cose ho scoperto ieri e quante cose ho visto nell'armadio oggi. Guardate questa bella giacchina in stile Gazzetta, niente male, eh? Cosa dite? Priscillo, ti piace? Dai, giusto per dare un tocco di diversità. Questa mattina vi daremo le previsioni del tempo, come ormai è consuetudine. Al venerdì saremo in collegamento telefonico, però non Skype, con l'amico Andrea Bertolini. Beh, è già qualcosa, perché comunque darle io non è che sia il massimo. Allora ognuno facciamo fare il proprio mestiere e se riusciamo, ragazzi, andare a mezzogiorno dovremmo avere il collegamento con Gabriele Arlotti, il nostro presidente di Radio Nova, che si trova in quei di Oviedo, Spagna, per una manifestazione sul Parmigiano Reggiano, perché lui è anche presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano in quei dell'Appennino Reggiano. E allora ci faremo venire l'acquolina in bocca, perché mi raccontava che addirittura durante la giornata si provavano oltre 200 tipi di formaggi. Madonna, mamma mia, mi piacciono tanto. Benvenuti agli amici di Radio Nova e Nima Radio TV su Facebook, su Instagram Nima Radio TV e anche sulla frequenza 94.3 MHz di Radio Nova, www.radionova.it, e anche sulla pagina, sul nostro sito nicolamarchese.it. Ci trovate lì con una bella applicazione, cliccate il simbolo Nima Radio TV e vi compare sul nostro sito, ok? Andiamo ancora in musica e arriva il mitico Daniele Tarantino, Io ci sarò. Sì, wow, sempre bella questa canzone. Ne approfitto per salutare il mio fratellone Luca Vitali. Luca, ma ieri non hai mandato un messaggio nella puntata di Radio Vetrina, o sbaglio? Mi è scappato qualcosa, forse eravamo intenti a sorridere, a ridere un po', a scherzare, anche perché quando si va in trasmissione lì da Riccardo non riusciamo a stare seri, e gli amici che erano con noi se ne sono potuti rendere conto, ragazzi. Non so se avete notato, sotto la diretta Facebook, a partire da questa mattina, troverete un simbolino di fianco a dove si può scrivere il vostro commento, il simbolino della stella. Si è attivata la nostra monetizzazione tramite le stelle, e se vi piace la nostra diretta e se volete sostenerci in questo lavoro di streaming, perché comunque è da quando siamo bloccati col lockdown, dal 9 marzo 2020, che io faccio la diretta tutti i giorni, se volete sostenerci con una donazione lo potete fare tramite le stelle di Facebook. Basta cliccare, li acquistate e le donate direttamente alla nostra diretta. Hai capito, Priscillo? Anche tu puoi fare la donazione se vuoi, invece di star lì a ridere e basta. Oh, dai, andiamo ancora in musica. Ieri, durante la diretta di Radio Vetrina, tra poco vedremo anche qualche immagine, l'amico Riccardo ha fatto sentire una canzone, un pezzettino di una canzone dall'album Cattura di Renato Zero, cantata da lui, bellissima, una voce stupenda, direi. E allora io voglio accettare la sfida, caro Riccardo, ti dedico questa bella canzone, Cercami. E allora sai cosa fai? Quando vuoi rifare una diretta, tu cercami, che in qualche modo noi ci organizziamo, ok? Adesso tocca a te però, prossimamente mi verrai a trovare qui negli studi. Adesso lui non mi ascolta perché è in diretta anche lui, però magari si guarderà dopo la trasmissione. Cercami e cercatemi, ragazzi, qui su Nima Radio TV e sostenete le nostre dirette. Guardate un po' chi c'è qua con questa bella foto. L'amico Gianni e l'amica Anna che sono venute a trovarci proprio ieri in quei di Radio Vetrina, ma le foto al completo le vediamo subito dopo la pubblicità. Prima voglio ricordarvi l'appuntamento, perché tra l'altro proprio ieri, chiacchierando con Anna, ci hanno detto che ci vengono a trovare proprio qui domenica pomeriggio, circolo Le Tre Torri, via Salvatore 6, Medesano, Parma, domenica 7 novembre al pomeriggio, orchestra Nicola Marchese. Info prenota Armando al 348 5204 560. Noi abbiamo ancora qualche posticino a disposizione, perché ricordatevi che
i posti sono limitati, se volete contattarci al numero che vedete in sovraimpressione, mandate pure un messaggio oppure telefonate che noi prendiamo la prenotazione, ok? Mi raccomando, andiamo in musica e arriva Attenti all'amore. Bisogna stare molto attenti. Manuel Martini, per voi, subito dopo pubblicità. Lunedì, in occasione del terzo compleanno di Sabbath Vance, avremo degli ospiti eccezionali. Anna Maria Anastasi, la nostra donna di febbraio 2020 e la nostra esperta di erbe. E poi avremo Guido Incerti, uomo di aprile 2021, e in collegamento il giornalista Claudio Valeriani. Vi aspetto su Nima Radio TV, Facebook, Instagram, YouTube alle ore 21. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Fatevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua, siamo rientrati, manca la nostra banda col nostro numero di telefono. Voglio salutare l'amica Roberta, buongiorno carissimo e meraviglioso Nicola, buon venerdì e buon fine settimana, grazie per la stupenda musica e allegria, ti abbracciamo forte forte Robby e Riccardo, un bacione cara amica mia, salutami tanto Riccardo e sono pronto per farvi vedere qualche immagine di ieri, guardate un po' in sovraimpressione, siamo partiti con questa. E voilà, che bello, una bella foto di due cari amici che sono venuti a trovarci in puntata e poi si continua io e Monica dalla nostra postazione e le torte insieme ai maffi per l'amico Riccardo e si vede proprio in lontananza Riccardo qua sorride perché fa quei maffi lì me li mangio tutti quanti e poi altre foto dei dolci e poi due ragazzotti in vetrina, avete visto? Se passavate di lì davanti a Radio Vetrina potevate scegliere il vostro prodotto, no, non funziona così qua in Italia, in altri posti. Beh, potevate scegliere quale conduttore, ovviamente fare a quale conduttore affidare una diretta, ecco, questo è fattibile. Vabbè, io qui mi divertivo con i selfie, ma allo stesso tempo prendevo in giro Monica che a sua volta si faceva i selfie. Questa è una foto del fine serata, sì, perché il fine serata in via Vito Aimi 4, come si legge appunto nella tovaglia, siamo andati nella ristorante trattoria pizzeria da Felice lì di fianco alla radio e ci siamo mangiati questa schiaccia, così si chiama, è una pizza la pasta della pizza fatta un po' a forma di piadina praticamente, viene servita in questo modo, è buona che era ragazzi. Poi avevo fatto mentre tornavamo a casa qualche immagine della diffidenza, ragazzi, ho scoperto davvero una cittadina, c'è il Duomo, c'è un bel centro storico, non ci sono mai stato, sono sincero. Ecco qua sono un po' mescolate le foto, però diciamo che ci siamo divertiti durante la diretta ed è stato veramente bello anche il dopo, cioè stare un bel pomeriggio, una bella serata in compagnia dell'amico Ricky e anche di Gianni e Anna che ci hanno tenuto compagnia durante la nostra diretta. Insomma, questa invece è la radiovetrina by night, cioè la sera viene chiusa la radio e rimane così con tanto di palla anni 80 che gira e con le lucine, è un'atmosfera veramente fantastica. Voglio fare i complimenti all'amico
all'amico Riccardo per tutto quello che ha creato. Sono molto contento e sono contento soprattutto di questa grande collaborazione. Ok? Oh, là, ci sta. Ci ascoltiamo una canzone mia e di Monica. Arriva Boom Boom, tutta per voi. E voilà, e voilà. Ho sentito anche in questo videoclip il nostro caro amico Marco Adorni, che troveremo sabato 18 dicembre in Quai del Tulipano. Avremo la serata con l'orchestra 5 elementi, e piano piano stanno arrivando, anche a gennaio stanno arrivando anche delle date, piano piano si riparte un po', quello che stavo dicendo anche con l'amico Riccardo ieri in trasmissione a Radio Vetrina. Allora, ci sono dei messaggi e vedo pronta la nostra cara amica Anna che dice: ciao Nicola, anche noi ci siamo divertiti tantissimo insieme a voi, bellissimo pomeriggio da ripetere, anche Ricky simpaticissimo, mi fai ascoltare Peccato Mortale? Grazie, ci vediamo domenica in Quai di Medesano. Grazie di cuore Anna a te. E arriva anche pronto Gianni: ciao Nicola, bellissimo pomeriggio ieri con amici, si sta sempre bene, grazie a Ricky per la sua compagnia. Sì, poi tra l'altro non abbiamo fatto chissà che cosa, siamo stati solo insieme, voi siete stati lì in postazione ad ascoltarci parlare, poi dopo abbiamo anche interagito, però vedi, quando si sta in amicizia, in armonia, si sta sempre bene, questo mi fa molto piacere. Anna, come posso dirti di no? Ed ecco qua che arriva Peccato Mortale. Bella, bella, più l'ascolto questa canzone, più mi piace. Voglio fare ancora i complimenti all'autore e al compositore Fausto Fulgoni. Grazie per avermela proposta. E anche durante le serate, che adesso si può ballare, le sto proponendo, piacciono tanto e sono veramente ballabili con dei ritmi fantastici, veramente. Voglio salutare, ne approfitto, qualcuno che è arrivato, Elisabetta Neri, Maio Mareggini, ciao Maio! E poi Domenico Dardano, Domenico, ti ricordi che il 14 andiamo a San Marino? Mi raccomando, tra poco creerò il gruppo e vi darò tutte le dritte, non vi preoccupate. Poi saluto anche Katia Gabbi, l'amica del Rondò, della compagnia del Rondò. A proposito, ci vedremo a fine gennaio a Rondò, il 29 di gennaio. Saluto Danilo, Katia, Atos, tutti, Luciana, tutti gli amici del Rondò che fino ad oggi mi hanno seguito anche nelle serate. Siamo pronti per un'altra canzone? Ci prendiamo un caffè? Eh sì, ve lo offre Fabio Cozzani insieme al suo amico Robby Bologna, così si chiama? Sì, a frappè. No, col caffè a frappè. Madosca, che casotto. Lunedì, in occasione del terzo compleanno di Sabat Vance, avremo degli ospiti eccezionali. Anna Maria Anastasi, la nostra donna di febbraio 2020 e la nostra esperta di erbe. E poi avremo Guido Incerti, uomo di aprile 2021, e in collegamento il giornalista Claudio Valeriani. Vi aspetto su Nima Radio TV, Facebook, Instagram, YouTube alle ore 21. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Fatevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua cari amici, e come promesso sono in collegamento telefonico, chissà in quale parte del mondo si trova in quest'oggi a fare le previsioni del tempo, con l'amico Andrea Bertolini. Ciao Andrea, da Reggio Emilia Meteo. Ciao a tutti. Come stai? Stai bene? Tutto bene, a posto? Bene, non riusciamo a collegarci via Skype, però non possiamo abbandonare i nostri radioascoltatori, i nostri telespettatori senza le previsioni per il fine settimana, ci mancherebbe. Vai, a te la linea, cosa ci racconti?
Oggi è una giornata che sì, vedo un po' di nuvolosità, ma neanche troppo spessa, senza precipitazioni, almeno fino al tardo pomeriggio. Dalla tarda serata inizieranno invece ad esserci qualche possibile pioggia sull'Appennino, sull'Alto Appennino, e nella notte tra oggi appunto e domani, nella mattinata di sabato, è possibile un po' di neve sul nostro Alto Appennino di sopra dei 1300-1400 metri, poca roba comunque, ma sarà possibile una leggera imbiancata. Okay. Altrove invece rimarranno, ci sarà il cielo nuvoloso con piogge comunque poco probabili o sporadiche, ecco, nulla di che. La giornata di sabato continuerà con cielo abbastanza nuvoloso, qualche schiarita, ma senza precipitazioni rilevanti. E un nuovo peggioramento invece atteso tra sempre nella notte tra sabato e domenica, con piogge un po' più diffuse, ma quota neve che si alzerà parecchio, quindi forse solo sulle cime. Anche domenica sarà una giornata insomma piuttosto nuvolosa, ma con poche precipitazioni. Diciamo che fortunatamente queste piogge si concentreranno durante la notte, ecco, quindi durante il giorno invece avremo un po' di nubi, temperature freddine, con massime sempre sui 12-13 gradi in pianura, 8-9 gradi, no, ragazzi, in collina. Siamo in autunno, ormai stiamo arrivando all'inverno. E beh, con una temperatura così, domenica pomeriggio, io sono a suonare in quei di Medesana Parma per un bel pomeriggio danzante, non devono fare altro che recarsi, prenotare passare un bel pomeriggio in compagnia. Tanto se fuori c'è freddo, cosa fai? Non puoi mica fare una passeggiata. E in tutta Italia com'è la situazione? Abbiamo un'area depressionaria centrata grosso modo sulla Sardegna, che quindi produce delle precipitazioni un po' su buona parte d'Italia. Domani il passaggio più incisivo sul centro-nord Italia sarà appunto tra la sera di sabato e la mattina di domenica, che coinvolgerà buona parte d'Italia, però senza fenomeni particolarmente intensi, quindi precipitazioni, ma tutto nella norma, ecco. Va bene. E poi sì, rimarrà un po' nuvoloso su gran parte d'Italia, solo nelle regioni più settentrionali, sulle Alpi magari domenica sera dovrebbe esserci delle schiarite più significative, però diciamo tempo variabile con qualche precipitazione, specialmente nelle ore notturne, ecco. Bene, queste sono le previsioni di Andrea Bertolini da Reggio Emilia Meteo. Grazie Andrea. Direi alla prossima, e comunque presto. Quando non riuscirai a collegarti via Skype, hai visto che combiniamo anche in questo modo tramite telefono, non c'è assolutamente problema. Ciao Andrea, grazie. Ciao, a presto. Ciao. Salutato il nostro Andrea, andiamo subito in musica, ne approfitto perché ci saranno un po' di rovesci, ci sarà un po' di nuvolo, ma noi fondamentalmente vogliamo un mondo a colori e ce lo canta Marianna Lanteri, tutta per voi. Beh, ma chi è che non vuole un mondo a colori? Un mondo grigio, un mondo nero non piace a nessuno. Però c'è anche chi lo vede in queste condizioni. E magari delle volte può soggiogare le altre persone e cercare di far cambiare idea. No, voi andate per la vostra strada, ottimismo. Ottimismo e rassegnazione, dicevano una volta. Vanna Turci, buon venerdì Nicola e tutti in ascolto. Mo che bella giacca. Ci vediamo il 14 qui di San Marino. Ti piace? Eh sì ragazzi, questo è stile gazzetta. E che volete che vi dica? Allora, cosa volevo salutare? Volevo salutare l'amico Enea Guerzoni da Bologna che ci sta seguendo. Ciao Enea, come stai? È da tanto che non ci sentiamo. E poi c'è il nostro amico Luca che dice un saluto al tuo gradito ospite. Bene, bene, sempre molto cordiale l'amico e fratellone Luca. Anzi, a proposito, dopo devo far vedere una cosa. Andiamo con questa canzone delle Edizioni Musicali Farfallina. Non so se qualcuno ha notato un post che ho fatto sulla nostra pagina, su Nima Radio TV, che da qualche giorno potete richiedere le canzoni appunto prodotte dalle Edizioni Musicali Farfallina dell'amico Giuseppe Spinelli, tra i quali Holiday, questa che ci ascoltiamo adesso di Mauro Levrini, Dimenticare un amore, e c'è anche quella di Tonia Todisco, e poi le mie ultime splendide, Peccato mortale, Innamorato di te e tante altre ancora. Mi raccomando, c'è il post, vedete tutti gli artisti che sono inseriti in questa produzione. Andiamo in musica e arriva Mauro Levrini. Bella, 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 bella melodia, fuori di ascoltarla viene
entra in testa. Allora ho avuto un aggiornamento dal nostro presidente della radio, Gabriele Arlotti, che si trova a Oviedo, Spagna, verso le 12:15. Saremo in collegamento con lui tramite Skype e ci racconterà un po' che cosa sta succedendo per il Festival del Formaggio. Direi che è il festival dedicato a mio figlio, a Mattia, che lui adora i formaggi, assolutamente, vuoi toccarli? Assolutamente. Stavo dicendo prima che mi è venuto in mente una cosa, l'altro ieri precisamente, mi trovavo a Parma per delle commissioni e vado a trovare i miei genitori per fare un saluto. Beh, ma guardate che sorpresa, chi vi trovo? Guardate un po', guardatelo lì. Il mio fratellone, eccolo qua. E beh, giustamente fratellone va a trovare anche i miei genitori. Grande Luca. E poi ho saputo che si è fermato a cena. Era tutto buono? Golosone. Andiamo ancora in musica. D'Animos Band, qualche spicciolo di me. Eccolo qua che arriva. Lunedì, in occasione del terzo compleanno di Sabbath Vance, avremo degli ospiti eccezionali. Anna Maria Anastasi, la nostra donna di febbraio 2020 e la nostra esperta di erbe. E poi avremo Guido Incerti, uomo di aprile 2021 e in collegamento il giornalista Claudio Valeriani. Vi aspetto su Nima Radio TV, Facebook, Instagram, YouTube alle ore 21. È stato un peccato. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, Peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Fatevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E voilà, prima di andare in musica voglio ricordarvi ragazzi la nostra pagina Facebook Nima Natura. Affrettatevi, ecosostenibilità è uno stile di vita, cliccando il tasto ordina ora sarete rimandati sul nostro sito di e-commerce, scusate un attimo, nicolamarchese.ringana.com. Come avete potuto vedere c'era qualcosa di rosso perché ci sono le offerte per i vostri regali di Natale, affrettatevi perché sono molto curiose e nei prossimi giorni magari ve ne parlerò, ok? Con tanti sconti dal 20 al 30% e pacchetti appunto per regalarli a Natale. Affrettatevi, andiamo in musica. Luca, ti ricorda qualcosa questa canzone? Lasciati andare, il nostro caro amico Andrea Barbanera. Ci siamo, sempre qualche problemino con le dirette Facebook per quanto riguarda i diritti, ma ritorniamo, ritorniamo. E che dire ragazzi, ne approfitto per salutare Luca che aveva scritto, sì me la ricordo, la dedicavo per caso a Beatrice, è certo che la dedicavi proprio a lui. Adesso andiamo subito in musica perché vedo già da Skype che mi sta scrivendo il presidente Gabriele Arlotti e chiede la linea, gli Ironi Neri e subito dopo entriamo con Gabriele Arlotti in collegamento da Oviedo, Spagna. Olle! Anzi no, andiamo con questa, ci salutiamo dopo con gli Ironi Neri. Tierra del Sol, visto che canto questa canzone in spagnolo, vi porto un po' indietro nel tempo a Gatteo Mare dove cantavo questa canzone. Eccola qua. E voilà cari amici con questa bella canzone, Tierra del Sol. Beh, sì, perché proprio l'amico Gabriele Arlotti, il nostro presidente di Radio Nova, si trova proprio in Spagna e vado a dare a lui il benvenuto. Buongiorno Gabriele, guardate che mamma mia, sei uno chef in questo momento. Ciao, no, sono un assaggiatore di formaggi e oggi parliamo di formaggi. Spiega, come mai ti trovi in Spagna a Oviedo esattamente, se non sbaglio, no?
Perché qua, vedete alle mie spalle, c'è il Worth is Award, che è il più grande concorso al mondo di formaggi. 4078 formaggi dal mondo, tra poco ne scopriremo qualcuno. Fantastico. E qua abbiamo partecipato con la nazionale del Parmigiano Reggiano, che professionalmente ho avuto il piacere di inventare assieme ad alcuni amici 20 anni fa, quindi fantastico, in occasione di questa 20ª compleanno abbiamo la tua diretta, grazie Nicola. E i World Cheese Awards, mamma mia, come se fossero il premio Oscar per i formaggi. Infatti vengono chiamati gli Oscar dei formaggi. Allora direi che se siete pronti, prima di raccontarvi del parmigiano, sarebbe bello vedere quello che io vedo. Dai, facci vedere dalla telecamera. Mi seguite? Sì. Assolutamente, mi seguite. Io comincio a girare la telecamera e voi potete vedere tutti i formaggi che ci sono alle mie spalle. Mamma Quindi mia. Ci sono 4.080 formaggi dal mondo, da 43 paesi differenti. Sono stati degustati da 240 giurati, i quali hanno avuto il piacere di stabilire se un formaggio era medaglia d'oro, di bronzo o di argento. Ah, è proprio un'olimpiade, adesso... un'olimpiade quasi del formaggio. Sì, assolutamente. È stato nominato anche vincitore assoluto. Adesso giro la camera, Nicola, esatto. Mi aiuterai. Questa, la signora che adesso sta parlando, è la produttrice di questo formaggio di erborinato di capra che vediamo qua, il Campeso. Sì. E questo è il premio come primo tra tutti i 4078. La famosa medaglia d'oro, direi che è la super medaglia. Ma riusciamo a fare una carrellata sulle tavolate? Gira pure, sì. Usa l'altra telecamera frontale in modo che così riusciamo a vedere meglio e tu riesci a muoverti anche. Allora, vediamo se eccoci si girata. Qua, perfetto. Guarda, vai. Mamma ecco, noi vediamo diversi formaggi. Ma abbiamo che colori, ragazzi! I caratteristici formaggi di pecora spagnoli. Abbiamo dei formaggi che addirittura mettono le essenze all'esterno per darci maggiore qualità. Un formaggio che mi piace molto è il Gouda olandese. Sì. Un formaggio italiano che è stato premiato, la Fontina. Guardate che meraviglia, medaglia bronzo d'oro col gruppo di Cisiteri. Dove Cisiteri, ti volevo dire, Nicola, c'è la nostra Doris Corsini che ci sta lavorando, quindi questo è uno dei campioni di formaggio che la Doris ha avuto il piacere di presentare a concorso ed è stato questo qua bronzo, e poi ci sono anche altri due ori sul tavolo, quindi insomma, certo, è stata una bellissima lavorata. Mamma mia che salone! Beh, dove ti trovi esattamente? È un palazzo dei congressi questo? Guardate qua, guardate che meraviglia, palazzo dei congressi, indovinate chi l'ha fatto? Santiago Calatrava, l'architetto che ha fatto. Sembrava un po' la stazione di Reggio Emilia, la Medio Padana. Non ti dico però la manutenzione, né più né meno, hanno sempre lo stesso difetto. Immagino. Infatti qua piove di continuo perché siamo vicino all'oceano e la manutenzione fa un po' tribolare. Ascolta, per quanto riguarda il discorso Covid, ovviamente sarete tutti con Green Pass, non immagino. Come funziona lì in Spagna? È stato adottato, no, o sbaglio? Sì, assolutamente sì, abbiamo scoperto che c'è un'app in cui bisogna registrarsi, dimostrare di avere il Covid, il Green Pass che deve essere assolutamente caricato, diversamente non si entra in Spagna. La fiera è regolamentata, ieri ad esempio c'erano troppi assetti, quindi hanno bloccato gli ingressi, tanto per raccontarvi quello che stiamo passando. E quindi siamo abbastanza molto soddisfatti in realtà dell'organizzazione spagnola. Ma tu, Gabriele, scusami se ti interrompo, da quando ti trovi lì a Oviedo? Ah, noi siamo arrivati il giorno 1 e rientreremo il giorno 8, quindi stiamo qua 8 giorni, 8 giorni. Filati, quindi è una bellissima sicuramente esperienza. Non tornerai a casa con la voglia di mangiare formaggio, quello immagino. Ma guarda, io col parmigiano sono abbastanza affezionato. Ora qua vediamo, ad esempio, quei gazebi in legno lì sono produttori soprattutto spagnoli. Uh-huh. In realtà qua c'è anche uno stand di sardi. Sì. E c'è anche uno stand della Fiera del Parmigiano Reggiano di Casina che ha presentato una selezione di parmigiani all'interno. Sta andando molto bene, sono molto soddisfatti di questa esperienza qua e quindi diciamo che l'Italia è rappresentata. Ma se posso, Nicola, sì, l'Italia è rappresentata soprattutto dalla nazionale del Parmigiano Reggiano. Allora parlami di questa nazionale che è la prima volta che ne sento parlare, sono curioso. Torna pure su di te con la telecamera. Adesso vediamo. Questo gruppo di caseifici che 20 anni fa
abbiamo avuto il piacere di inventare. Okay. Si è presentato ovviamente per la 20ª volta a un concorso di formaggi. Considera che la nazionale ha girato dalla Norvegia alla Russia in diversi paesi del mondo. È uscita pochi minuti fa, e ho il piacere di comunicarla a voi che ci seguite in diretta, la comunicazione ufficiale del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Bene. Sono stati ottenuti 111 medaglie dai produttori di tutte le province del Consorzio del Parmigiano Reggiano e niente po' di meno che 6 Super Gold dalla Nazionale del Parmigiano Reggiano. Quindi cosa sono i Super Gold? Sono i premi di tavolo. Vedete questi tavoli alle mie spalle? Sì. Tra le medaglie d'oro venivano scelti i vincitori del tavolo. Ne sono stati scelti 88, 6 di questi sono il Parmigiano Reggiano. Nessun formaggio al mondo ha tanti Super Gold come il Parmigiano Reggiano, di questo siamo estremamente contenti. Beh, direi molto bene. Dai, allora io ti ringrazio, Gabriele. Se non hai da aggiungere altro, ti lascio alla tua giornata ancora lì in Spagna. Grazie di cuore per il collegamento, grazie per aver trovato questi minuti preziosi, perché è veramente una testimonianza fantastica questa che tu ci hai dato oggi. Nicole, io ti ringrazio te, ricordo che sono le ultime ore per fare una offerta di beneficenza, mm-hmm. oppure provare ad accaparrarsi la forma più vecchia del mondo, che guarda caso è un parmigiano, si trova qua a Oviedo davanti allo stand del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Okay. E il ricavato andrà per i bambini in Africa, quindi due progetti di solidarietà estremamente interessanti. Aiutiamo il mondo di padre Marco Canovi e l'associazione Mamma Sofia fondata da Zakia Sadiki, che è la moglie dell'ambasciatore Luca Attanasio, barbaramente ucciso in Congo pochi mesi fa. Esatto. Per ringraziarti ulteriormente mando in onda una bella canzone cantata da Paolo De Manoinò, gli Aironi Neri, ovviamente dei Nomadi, ci mancherebbe. Ciao Gabriele, grazie. Ciao carissimi, grazie. Ciao. E voilà, e uniamo l'utile al dilettevole, perché mi è venuto in mente, guardando questo videoclip, che oggi è proprio il compleanno del chitarrista, se non sbaglio, sì, di Alessandro Peretto. E infatti c'è anche Romina che dice tanti auguri di buon compleanno Alessandro Peretto, credi sempre in un giorno migliore, ti hanno detto di non smettere mai, vivi così sempre con il sorriso. Belle parole, cara Romina, ma se non sbaglio fa parte di un testo di una canzone, vero Romina? Ci sei all'ascolto? Allora, è arrivato un bel messaggio di Gianni che dice: ciao Nicola, mi fai sentire Occhi profondi di Galassimo? Certo Gianni, secondo te, dopo che sei venuto a trovarmi, te l'avrei fatta a sentire comunque, ma poi ancora di più visto che ieri sei venuto a trovarmi a Radio Vetrina. Ne approfitto per salutare ancora Riccardo Ronchietto, perché adesso ci stiamo prendendo in giro, perché ho saputo appunto che è francese di origine, allora adesso lo chiamerò Riccardo Ronchietto. Un saluto al grande presidente Gabriele Arlotti da parte dell'amico Luca Vitali. Grazie Luca, ho visto che hai mandato 100 stelle, ma che un bacione. Fatelo anche voi amici se lo volete, per sostenere appunto le nostre dirette. Occhi profondi. E siccome dura 5 minuti, ci salutiamo qui. Io vi do l'appuntamento a lunedì per un'altra puntata, ore 11, lunedì 8. E poi ricordatevi, perché c'è il doppio appuntamento su Anima Radio TV alle ore 21 con il salotto di Sabat Vance. Anzi, glielo facciamo ricordare alla cara Sabrina. Bye bye e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Nova. Bye bye. Lunedì, in occasione del terzo compleanno di Sabat Vance, avremo degli ospiti eccezionali. Anna Maria Anastasi, la nostra donna di febbraio 2020 e la nostra esperta di erbe. E poi avremo Guido Incerti, uomo di aprile 2021, e in collegamento il giornalista Claudio Valeriani. Vi aspetto su Nima Radio TV, Facebook, Instagram, YouTube alle ore 21.